Oggi giocheremo a nascondino nei colori in una villa gigante. Troveremo dei nascondigli impossibili. A decidere il colore in cui ci dovremo nascondere saranno i polaretti. Lui, ce li hai? No, ma dovevi prenderli tu. No, mi avevano detto che sarebbero arrivati, ma non sono ancora arrivati. Il corriere forse si è dimenticato. Guarda, guarda! Mister Polaretto! Wow! Non ci credo, è venuto proprio lui in carne ed ossa a portarci i polaretti. Non vediamo l'ora di assaggiarli, gusti fruit ed happy summer. Non vedo l'ora di provarli tutti, buonissimi, rinfrescanti, genuini. Daranno il via alla nostra estate meravigliosa. Grazie Mister Polaretto, era quello di cui avevamo bisogno. Abbraccio di gruppo! Mister Polaretto! Con Polaretti ci sono tantissime sorprese, infatti abbiamo anche la confezione Sun and Fun che contiene 30 ghiaccioli e un gadget Polaretti. Potete trovare tantissime cose fighissime come questo mini Mister Polaretto, guardate qui c'è il mini e qui c'è il gigante, papà e figlio. Oppure ancora la borraccia, gli occhiali da sole, il telomare da mettere qui sul prato per godersi una bellissima giornata al sole. Ma c'è anche la palla Polaretti. Basta! Questi polaretti andranno al vincitore della sfida. Saranno il nostro montepremi. Da una parte abbiamo i polaretti fruit con i gusti classici: arancia, limone, fragola e amarena. Mentre dall'altro abbiamo i gusti happy summer: cocco, cola, anguria e pesca. Non vedo l'ora di assaggiarli. Scopriamo subito chi dovrà contare. A mele mele mu e sci tu. Giocare a nascondino con questi qui è tremendo perché sono super competitivi. Non li troverò mai. Troveranno dei nascondigli davvero impossibili. Ecco qua ragazzi, chiudete gli occhi e scegliete il vostro polaretto. Io arancione perché ho il gusto arancia. Io limone giallo, che buono. Al limone. Io mi dovrò nascondere nel marrone perché ho il gusto cola. Però è buonissimo. Io dovrò nascondermi nel colore arancione perché ho pesca. E io mi nasconderò nel rosso perché ho l'amarena. Uffa, anch'io vorrei tanto rinfrescarmi con un delizioso polaretto. Sai, sono buonissimi. Amarena è buonissimo. Anche pesca? Lo so. Se perdete tutti, alla fine i polaretti saranno tutti miei, ve lo dico. Impossibile. Mi nasconderò in un posto introvabile. Anch'io. E comunque ragazzi, io ve lo dico, mentre voi vi gustate i polaretti, il tempo scorre, tic tac tic tac. Sono arrivata a 20, 21, 25, 26. Via ragazzi, via via via. Ok, ragazzi, mi devo nascondere nel marrone. Marrone, ma dove lo trovo il marrone? Dove mi nascondo allora? Ho il polaretto giallo, quindi posso nascondermi là. Forse da quella parte di là posso trovare qualcosa di rosso dietro la piscina. Amarena, pensa, amarena. Tipo questo, è super rosso. Sofì, non mi troverà mai. Qui ci sono tantissimi colori, ma non c'è nessun marrone. Possibile. Ah, forse ho trovato qualcosa, sì. Qui c'è del marrone. 98, 99, 100. Chi vedo, vedo. Ma non lo dico troppo forte perché Mister Polaretto ha avuto un'idea. Vieni dentro con me che ti spiego. Però brucia, questo gonfiabile brucia. No, no, Torellino, stai calmo. Non te ne vado mai. Sul tono. Solo che quasi mezzo mi possa vedere. No, mi devo abbassare. Benissimo. Sono nascosto nel marrone, proprio come il mio polaretto cola. Ok, ok, devo rimanere qui. Chiuso da solo. I ragazzi pensano che io stia continuando ancora a contare, ma prima di andarli a cercare, secondo me, dopo aver contato fino a 100 al sole, mi sono proprio meritato un polaretto e anche un bel tatuaggio. Venite con me. Giusto, Marena. Io li prenderei tutti. È proprio quello che ci voleva. A Polarettilandia sapete proprio fare polaretti. Faccio anche un tatuaggio. Ma i Polar Tattoo li trovate dentro ogni confezione di polaretti. Io ho trovato questi qui. Guardate che carini. Faccio questo qui col rosso che si abbina al mio outfit. Lo posiziono qui sul braccio. Bagniamo un pochino. Premiamo. E adesso siete pronti per la magia? 1, 2, 3. Ta-da!
è così carino. Spero che questo Polar Tattoo mi porterà tanta buona fortuna per trovare tutti i ragazzi. Devo vincere. Ma prima di andare a cercare i ragazzi, io volevo ricordarvi che grazie al concorso di Polaretti è possibile vincere un sacco di premi e un viaggio a Polarettilandia, la fabbrica dei ghiaccioli. Partecipare al concorso è semplicissimo. Infatti vi basterà collegarvi al sito vinciconipolaretti.it e provare a vincere. Ehi, ma che fine ha fatto Sofì? Dove si è cacciata quella carciofina? Non arriva più. Oh, io sto morendo di caldo qui. Sei di colore arancione e quindi ci nascondiamo dentro di te. Dentro di me? Sì, aspetta. Ma che cosa stai dicendo? Non potete nascondervi dentro di me. Mandate a cercare qualcos'altro, non lo so, un fiorellino o non lo so, qualche cosa. Quindi nascondetevi da un'altra parte. Beh, effettivamente forse così siamo in tre, quindi... Sofì sta arrivando. Scappate, scappate. Qui Sofì non mi troverà mai. Devo solo dire la formula magica dei Polaretti. Polaretti. Mi devo far aiutare dai colori, perché uno di loro aveva il marrone, uno aveva l'arancione, uno il rosso e uno il giallo. Prima di tutto andrei qui che c'è un bel giallo. Magari troverò una Lily, chi lo sa? Ciao amico, ti volevo dire proprio una cosa. Sì, amico. Ti ricordi che siamo stati qua, adesso io e Cleo, però ovviamente in treno non potevamo starci così. Sì, vai veloce, quindi. Vuoi fare un favore al tuo amichetto? Dimmi, favore, dimmi. Mi puoi prestare la tua maglia arancione? Sì, veloce, sennò mi scopre Sofì. Sì, ok, te la do la mia maglia arancione, aspetta. Grazie. Vieni veloce, veloce, ciao. Col tuo becco senti qualche odore? Lily, sei qui nel giallo per caso? No. Sì! Beccata! Corro! Più forte! Oddio! Liberami! Mi spiace. 1-0, mia cara, ti ho trovata. È stato un gioco da ragazzi. Sei la prima che ho trovato. Ma dove si saranno cacciati gli altri? Ragazzi, nascondetevi, sta arrivando Sofì! Cosa? Ho una proposta per te. Quale? Mia cara Lily, se mi aiuterai a trovare tutti i ragazzi, magari io... Mi darei quello? Questo? Questo no. Però ti potrei dare dei polaretti. Oh, sì. Mi aiuterai? Sì. A fare fatto? Sì. A fare fatto. Allora andiamo. Oh, è arrivato Romeo che mi ha chiesto di dargli la maglietta per nascondersi qualche cosa di arancione. Ed io sono rimasto senza maglietta. Oh, quanto brucia questo sole. Non ci troveranno mai. Che strana, Lily. Questa è una maglietta che si muove. Sofì, non li trovo. Io ho un presentimento. Qual? Questa non è una maglietta che si muove. Questi sono Romeo e Cleo, che avevano lo stesso colore, arancione. Però se adesso urliamo che li abbiamo trovati, magari loro correranno a fare libera me. Ma Sofì, non c'è niente. Sono già scappati, corri, corri. Corri, corri, corri. Prima. Ok. Ragazzi, devo farvi complimenti. Bel nascondiglio. Ma non avete veramente trovato nulla? No, non c'era niente di arancione. Tutta la casa è bianca, tutto il prato è verde. E insieme è bianco e verde non fa arancione. Guardate, quella lì era la maglietta di Ricky. Sapete per caso dirmi dov'è? Questa? Ti stai sbagliando. Cleo, ci stanno chiamando. Aspetta, io ho un piano forse. Potrei dirti dove è Ricky. Sei in cambio. Polaretti? Sì. Ok, sì, va bene. Sì, vi do dei polaretti. Ditemi dov'è? È nel percorso gonfiabile. Percorso gonfiabile? Sì. Corriamo. Ok. Era proprio qua dentro. Era qui, da qualche parte. Ragazzi, se lo vedete, urlate e correte più non posso. Dobbiamo fare libera me. Non deve vincere assolutamente. I polaretti devono essere nostri. Vai. Per la forza dei polaretti. Sì. Ma è stato facilissimo, ragazzi. Vai qui. Sei vivo? Ma stavi dormendo? Si è addormentato nel gonfiabile. Immagino che sia molto comodo. No, dormire no, io... scappo! Aspettatemi! Libera me! No, dai ragazzi. Ok, ho perso pure io adesso. Hai perso pure la maglietta? Quella che ti ho prestato, è vero? Ricky, se vuoi... vincere anche tu? Potresti aiutarci a trovare lui? Se lo troviamo, vorrà dire che abbiamo vinto i polaretti e te ne darò qualcuno. Siete tutti d'accordo? Sì. Ok, allora via! Cerchiamolo! Caccia lui! Non lo so, ragazzi, c'è troppo silenzio. Qui qualcosa non mi convince. Dove sono finiti tutti? Perché non sento più parlare nessuno? Sofì, vieni, noi sappiamo dov'è. Sì. Dove? Sì.
È là insieme al toro perché è tutto marrone e quindi è per forza là dentro. Il suo colore è al marrone. Sì. Ok, allora andiamo. Avviciniamoci quatti quatti. Oh no ragazzi, sono spacciato, sono tutti qui, mi stanno dando la caccia. Ok, devo scappare, mi devo nascondere al volo. Non c'è nessuno. Io ve lo giuro, io l'avevo visto, era qui. Io anche sì, noi. Sì, era proprio qua. Sì. Era marrone il suo colore? Sì. Ragazzi, non c'è, c'è soltanto il toro. Ma va dentro, dentro il toro. Dentro il toro. Sì, guarda lì. Non c'è niente. Dove si è cacciato? Sono molto confusa, dov'è? Oh. Ciao, sfigati. Che bello, inizio a pregustare il mio premio. Sono il vincitore della sfida. Uffa, così non vale. Non è giusto, no. Però noi ti abbiamo visto che eri nel marrone. Sì, e ti eri nascosto. È un piccolo segreto, sono un professionista. Ecco qui il mio premio. Vado a scegliere il mio gusto. Ma è vuoto. Controllo l'altro pacco, scusate. Ma anche questo è vuoto. Oh, lui mi dispiace tanto. Chissà come mai. Mi dispiace molto. Uffa, vabbè, allora io vado. Ciao ciao. Ragazzi, eccoli qua. Che gusto volete? Io uno di tutti. Vai. Amarena. Sì, sto bisogno numero uno. Mi spiace tanto, lui.